Sindaco, in questa zona il traffico è intenso a qualunque ora del giorno e della notte. Le strisce pedonali dove molto probabilmente stava attraversando la vittima sono praticamente invisibili. Purtroppo sì, ci troviamo oggi purtroppo a ricordare Amida. Amida non c'è più perché per tanti motivi. Adesso ci sarà sicuramente un'inchiesta su quelle che sono le cause della morte, di come è avvenuta questa morte, ma questa morte ci lascia un grande segno, un grande dolore. Si vede bene come la segnaletica comunque sia consumata a terra, consumata dal traffico intenso che c'è su questo tratto. È uno dei tratti in assoluto di strada provinciale più, diciamo, con una viabilità maggiore. E la cosa più grave è che questa viabilità è ferma agli anni 80-90. Tutto intorno è cresciuto, sono cresciute attività commerciali, sono cresciute case e soprattutto è cresciuto appunto il traffico. Però la strada è rimasta sempre la stessa e negli ultimi anni, per la mancanza di risorse, la provincia non riesce a fare nemmeno la manutenzione ordinaria, che è appunto quella delle strisce pedonali e della messa in sicurezza della sede stradale. Io penso che sia un momento di grande dolore e quindi bisogna avere rispetto di questo dolore, ma deve essere anche un momento di profonda riflessione per noi amministratori e per chi ha le responsabilità, per chi deve guidare comunque le persone che devono avere la certezza e la sicurezza di poter attraversare tranquillamente una strada, oppure di poterlo fare al di là della sicurezza con tranquillità. Questo non avviene più, non avviene da tempo. Io questo l'ho denunciato non oggi, che c'è una tragedia, ma bensì mesi e mesi fa, anzi anni fa. E purtroppo la risposta è stata quella per ora di avere purtroppo una morte che probabilmente ci farà aprire gli occhi. Questo è un momento che, oltre la riflessione, un po' la rabbia, il dolore, ci deve appunto far ripartire per cambiare le cose.